Andare a quel convegno lì poi alla fine. C'è uno che ha fondato pure il popolo di Nolfi che non sembra tanto d'accordo con questo convegno. Buongiorno Mario, pronto? Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Ma tu non sei d'accordo? Davvero? Ci sarà a Verona Mario di Nolfi? Io non vado a Verona. Non, vado a Verona. Non va a Verona? E perché? No, la famiglia non va a Verona. Come mai? Ma non ci piace questa estremizzazione dei toni, noi siamo gente concreta e di strada. Di solito gli estremisti, ad Inolfi gli estremisti siete voi di solito, vi hanno superato. Noi siamo quelli che raccolgono le firme per il reddito di paternità, noi siamo quelli che accettano le soluzioni concrete ai problemi concreti. Non ci piace la guerra a tirarci le pietre, siamo convinti che non sia un atteggiamento da cattolici, così io lo dico con franchezza. Urca, li scomunica. Lei scomunica quelli del convegno di Verona, dobbiamo al gruppo delle scomunica. Io penso che a Verona ci sono persone che stimo moltissimo, persone che stimo pochissimo, e per non confondermi, diciamo così, con quelle che stimo pochissimo, evito di andarci. E cosa fate? Cosa fa venerdì? Va a funghi? Cosa fa venerdì? Noi siamo entrati a raccogliere le firme per il reddito di maternità, anche a Padova, peraltro. Quindi, quando? Tutto il weekend siamo per strada a raccogliere, siamo proprio a un passo dalle 50.000 firme, tant'è che il 3 aprile a Montecitorio, il mercoledì facciamo la consegna delle firme per il reddito di maternità. Anche per chi non è sposato? Anche per chi non è sposato. Quindi reddito di maternità per tutti. Per tutti. In caso chi ha un figlio può chiederlo. Per le donne che decidono di dedicarsi alla famiglia, perché vogliamo far sì che le donne possano essere libere. È interessante questo passaggio dove lei dice ma se una non è sposata, c'ha un figlio, però può chiedere il reddito di maternità. È interessante. Fatta abbia pazienza di Nolfi, sì. Nolfi, fatta la marchetta sulla raccolta delle firme del reddito di paternità, le giuro che io non la voterò mai, ok? Io non voterò mai per il popolo della famiglia. Perché? Però vado a firmare anch'io. Però vado a firmare anch'io. No, ma è una cosa bella questa del reddito di maternità. Anch'io voglio firmare, anch'io firmo. Anch'io firmo. Però abbia pazienza di Nolfi. Detto questo, lei non è che non va a Verona perché siccome si è sposato a Las Vegas e allora c'aveva paura che la randellassero? Come sapete, di Verona è Matteo Salvini, che adesso si presenta con la fidanzata che è praticamente sua figlia, in più è anche dai, ma Mario! Come praticamente sua figlia è offensivo? Io che sono sposato e ho figli comunque con quella che ho sposato a Las Vegas, diciamo, sono ampiamente legittimato nel contesto. Però di Nolfi naturali, si penta un attimo, dire che la fidanzata nuova di Salvini, che è la figlia di Verdini, tra l'altro, non è la figlia di Salvini. Di Verdini, capito? Ma sai chi è Verdini? È quello che ha fatto approvare la legge Cirinna, perché è un cortocircuito clamoroso. Ma al cuor non si comanda, dai. Esatto, al cuor non si comanda. Questa ironia, sul cuore, ironia, lo dico solo con simpatia, questa ironia sul cuore e sulle mutande di Matteo Salvini. Senta, ma quindi sono lieto che abbia trovato l'amore. A lei fa un po' impressione che Salvini, a lei fa un po' impressione che Salvini si schieri con quelli di questo convegno a Verona? A me non piace che i temi della famiglia siano appaltati a una dimensione partitica come quella leghista, francamente non mi convince su tanti piani, quindi non l'ho detto agli amici che stimo e a quelli che stimo pochissimo che invece vanno a Verona, che la famiglia è un tema su cui bisogna ragionare trasversalmente, affidarlo asfitticamente a un partito che lo rappresenta poi secondo i suoi interessi inevitabilmente elettorali, a mio avviso è un grave errore. Ma detto da uno che ha fondato un partito che si chiama Popolo della Famiglia, però cerca di avere un'interlocuzione trasversale, tant'è che a noi tendenzialmente i voti arrivano da gente di sinistra, io stesso provengo da un'esperienza del Partito Democratico e gente di destra, per cui Adinolfi, la nostra idea è che trasversalmente si possa ragionare di questi temi e consegnarli invece a una dimensione dove invece vengono strumentalizzati per fini elettorali, perché fatto visto che non va bene. Secondo me è errore. Adinolfi, se io avessi le braccia lunghe 2 metri la abbraccerei. Ma sì, dai, ma sì. Infatti, 600 chilometri mi pare. Infatti, perfino Gio Formaggio sembra piccolo vicino ad Adinolfi. Grazie Mario, a presto, buona giornata. Grazie, buona giornata.